è bastato veramente poco al mare nel pieno della stagione estiva a vanificare anche i più piccoli rimpascimenti fatti sulla costa teramana. Gli effetti erosivi hanno disegnato un nuovo scenario non certo ideale per chi fa turismo e ospita i vacanzieri. Una condizione difficile soprattutto nel comune di Alba Adriatica, dove l'erosione ha cancellato totalmente la spiaggia in alcuni punti. Lì il progetto che doveva essere avviato prima dell'estate da parte della regione prevedeva la realizzazione di due pennelli perpendicolari insabbiati e un importante ripascimento da 100.000 metri cubi di sabbia per la costa nordalbense. I lavori purtroppo sono stati pochissimo, la giunta Marsilio per 3 anni ha promesso ripascimenti, scogliere, pennelli, ma nulla di tutto questo è stato fatto in questi anni. In queste ultime ore abbiamo avuto delle mareggiate molto forti che hanno colpito seriamente e decisamente tutta la costa abruzzese. Purtroppo 3 anni di nulla, 3 anni solo di promesse hanno portato il settore turismo a questa situazione. Nemmeno hanno erogato il milione di euro per cercare di indennizzare gli operatori offesi dalle mareggiate, ma ci aspettiamo almeno una visita del governatore Marsilio, ad Alba Adriatica, Martin Sicuro, Silvi Pineto. Mai lo abbiamo visto su queste coste per verificare e affrontare insieme ai sindaci e agli operatori del settore questa drammatica situazione.